effettivamente del fenomeno del femminicidio si sta parlando molto sui media, ma forse a volte se ne comprendono poco o male quali sono anche le ragioni. Perché di femminicidio si parla quando si ammazza una donna proprio in quanto donna, però bisogna comprendere come mai in alcune situazioni si giunge a questo livello. Facciamo riferimento che attualmente delle forme di violenza, delle gravi forme di violenza vengono perpetrate, eseguite nei confronti di donne le quali si trovano sottomesse in virtù di irragionevoli dettami fanatico-religiosi. Stiamo parlando di fenomeno che si sta aumentando, frutto di una immigrazione consistente che ormai è cosa ben nota. Ricordiamo che l'86% delle donne islamiche che sono presenti in Italia sono analfabete e non conoscono neppure il sistema alfanumerico. Stiamo pensando che l'80% delle donne non escono di casa, di queste donne non escono di casa se non accompagnate. E pertanto ci troviamo di fronte a una realtà di donne che vivono segregate in casa o comunque segregate di un microcosmo culturale dove loro credono che quella è la verità e non hanno nemmeno la capacità e non hanno nemmeno gli strumenti per poter ribellarsi a delle violenze in casa, perché le violenze sono le violenze fisiche ma sono anche le violenze psicologiche. Ma purtroppo, case che si leggono, si sentono, ci sono delle donne, delle ragazze che vengono ammazzate perché magari non ottemperano, non si sottomettono a un obbligo magari di un matrimonio combinato. Ma sono queste tragedie femminili che noi dobbiamo evitare e che non si evitano semplicemente prevedendo magari delle figure di reato o facendo delle commissioni di inchiesta, ma si deve andare a incidere su un panorama culturale, perché queste donne devono essere istruite a difendersi. E sono, quando una donna è istruita a difendersi, quando una ragazzina sa che cosa c'è fuori di quella casa, ha la possibilità di difendersi. Perché adesso noi ricordiamo, e purtroppo chi ha avuto la possibilità anche professionale di conoscerle, ci sono moltissime donne che hanno subito delle violenze in casa e non hanno potuto ribellarsi perché non avevano il coraggio di farlo. Ora, che questa commissione d'inchiesta ben venga, e noi infatti voteremo a favore, affinché vengano sì reperiti i dati, ma soprattutto che vengano anche capite le ragioni per le quali si arrivano, perché sapendo quali sono le ragioni si possono approntare gli strumenti per combattere e debellare, se mai fosse possibile, o di ridurre questo spiacevolissimo fenomeno. Grazie.